io personalmente sono tra coloro, adesso da quando questo incarico non riesco a farlo perché ho dei ritmi un po' diversi, però tra coloro che indulgevano volentieri la mattina a seguire la vostra articolata, dettagliata ed efficace rassegna stampa. Sì, c'è stato un intervento che ha riguardato un po' tutto il sistema dell'editoria, c'è stato un po' un contenimento del finanziamento che ha riguardato anche voi. Continuerete a beneficiare da parte del Dipartimento dell'Editoria di 4 milioni, invece il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico si riduce alla metà, da 10 milioni a 5 milioni. È un discorso, un sacrificio che, come è stato anche ricordato nell'introduzione, è un po' imposto a tutti quanti. C'è in questa esperienza di governo una sensibilità, un orientamento che muove da lontano, come sapete, perché è una delle convinzioni che il Movimento 5 Stelle ha da subito afferrato e portato avanti, ma in modo molto trasparente, senza nessun intento punitivo, di sollecitare le imprese editoriali a stare sul mercato. Però ecco, non credo neppure che il vostro caso poi una penalizzazione più morbida, non credo che un'idea come quella che sta muovendo, ispirando l'azione del Movimento 5 Stelle e che è stata condivisa dall'altra forza politica e viene condivisa dal sottoscritto, di rivedere il sistema di finanziamento dell'editoria sia un attentato alla libertà di informazione, parliamoci francamente. Non è un attentato alla libertà di informazione, guardiamo in faccia il problema. C'è il massimo rispetto da parte di questo governo per la libertà di informazione, la libertà di stampa, sono valori sacrosanti. Siete stimolati un poco a trovare anche delle risorse alternative, c'è tempo per farlo. Spero che a voi personalmente non vi arrechi grande disagio questo contenimento, diciamo, del finanziamento di cui tradizionalmente beneficiavate. Bisogna ingegnarsi, non potete adesso chiedere al Presidente del Consiglio che vi affianchi in quest'opera di reperimento di nuove risorse, ma credo che con la vostra tradizione, con la vostra competenza, con la vostra abilità, insomma, se vi ingegnate un attimo si possano trovare anche delle risorse, diciamo, suppletive anche sul mercato, e da questo punto di vista, insomma, visto che siete una testata giornalistica che ha veramente una solidità, un brand così riconosciuto sul mercato. Però ecco, affrontiamo tutti questi temi con molta franchezza, con molta serenità, senza pensare ogni volta che quando si discute questi temi si voglia attentare alla libertà di informazione, che ricordiamoci sempre ha un altro polo, e l'altro polo è la libertà dei cittadini ad essere informati correttamente, puntualmente, con imparzialità. C'è un progetto, una convinzione che non nasce oggi, che il Movimento 5 Stelle è al governo, nasce da lontano, direi anzi che è un po' nel DNA di questo movimento e viene perseguita in questo momento. Non è una logica sostegno al governo opposizione, è assolutamente sbagliato metterla in questi termini. Ho già anticipato, ci sarà un tavolo per l'editoria dove si valuteranno ampiamente tutte varie proposte alternative anche e misure a sostegno della libertà di informazione, che questi fondi, queste risorse recuperate rimarranno nel fondo sul pluralismo dell'informazione. Quindi lasciateci prima, innanzitutto costruiamo insieme un tavolo di riflessione che potrebbe essere molto utile e sicuramente di cui lo stesso governo si potrà giovare nelle successive iniziative che intenderà adottare. Lasciateci poi adottare qualche misura a sostegno del pluralismo dell'informazione e poi valuteremo se questo governo tutela davvero il pluralismo dell'informazione o meno.